Saluti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti ai 16esimi di Champions League! Ragazzuoli, ragazzuoli! Ma tu cosa c'entri? Per la mia storia io merito di stare in Champions League! Storia. Quest'anno ve la lascio voi perché quest'anno. Ma signori, adesso vediamo, andremo a capire chi realmente tra di voi vincerà questo Champions League. Avete delle facce da culo? No. Andiamo a capire chi passerà di queste 16 squadre, chi riuscirà ad arrivare fino in fondo. E quest'oggi presentiamo il nostro mitico portiere per questa Regione Challenge. Portiere più forte di YouTube Italia, e tra poco lo dimostrerà con un evento incredibile. Lo dimostrerà. Okay. Prossimamente, signori, andremo a fare anche la Rigori Challenge di Europa League, dove parteciperò anch'io. Adesso mi sono ripreso quasi dall'infortunio, sono senza stampelle per fortuna. E quindi, prossimamente, aspettatevi la Rigori Challenge di Champions League. E ora iniziamo. Let's go! Ok signori, partiamo subito col primo rigore della casa e se ne occupa l'incaricato Manchester City. Oh, City, Championship. City, Championship. Non puoi sbagliare, eh. Oh! La sbaglia, la sbaglia! Se sbaglia è subito fuori! Segna ragazzi! Primo rigore, molto molto bravo, bene, City è passato. E dopo il City, la squadra che molto probabilmente uscirà da questa Champions, Copenaghen. Attenzione, Copenaghen! Silenzio! Ragazzi, 9-2 senza 3! Andiamo! Insaccato! Glielo insaccato! Glielo insaccato! Prime tre rigori a segno! Bene, molto molto bene! Ehi! Ehi! Barcellona! Signori, la miglia mal! La miglia mal! La miglia mala! E dice calma! E dice calma! E cosa la febbre? Oggi cos'è? Io! Sono pronto a fare. Da Taremi a Tasino, un attimo! Attenzione! Mbappé! Oh! Ci tiene! Mbappé! Mamma mia! Mi sa che ha preso da Isaac a calcio. Ragazzi, è clamoroso perché Mbappé non riuscirà mai a vincere la Champions col Paris. Chissà se lo vincerà con Real Madrid. Bravo Mbappé, vai, vai, vai. Tunnel della vergogna. E allora Mbappé è eliminato a questa Champions League. Let's go, proseguiamo. E allora signori, dopo il PSG ci vuole un'altra eliminata. E si presenta proprio l'Inter. Squadra che gioca il miglior calcio d'Europa, ragazzi. Dopo il Bologna, naturalmente. Allora, attenzione, l'Inter. Arnautovic. Mamma mia! Piazza e quindi passa anche questo turno l'Inter, attenzione! Chierino is back! E allora ci siamo, dopo l'Inter arriva anche il Bayern Monaco, Bayern! Vi ricordo che c'è anche il ritorno, quindi laziali, state muti! Con un piede fuori! Ehi, avanti un altro, grazie! Con un piede fuori, il Bayern! Con due piedi fuori! E sbaglia! Clamoroso! Bisogna solo aspettare. Fin qua gli è venuti a preoccupare. C'è ancora, la speranza, E allora signori, eliminata il Bayern Monaco al primissimo turno. Due squadre eliminate fino adesso, proseguiamo col Borussia Dortmund. Allora ragazzi, non siamo riusciti a vincere il campionato, ma speriamo di vincere la Champions League quest'anno. L'anno scorso siamo arrivati secondi per un punto, quindi niente, non parla tanto, mi raccomando. Il Dortmund entra, può calciare il suo primo rigore. Non parla tanto. Non parla tanto. Battute a parte, adesso andiamo in Spagna, facciamo entrare il Real Sociedad. No, io no! Attenzione. La faccio. Attenzione. Fatto lo stesso! Ma non sai neanche tu come hai fatto! Sono tornato, sono Antoine, un po' abbronzato, ma ci penso io. Mamma mia signori, questa qua, beh. Sempre in Spagna, ora si presenta, secondo me, i candidati numeri uno alla vittoria, Real Madrid. Allora? Niente. Posso... Allora signori, abbiamo direttamente Real Madrid, Paz. Eccolo, giocatore da Real Madrid. Paz! Paz! Oh, Becco! Signori, allora passa anche al Real.
proseguiamo. Attenzione, abbiamo una squadra qui che ha un piede dentro, eh. Il Bayern Monaco è stato eliminato primo turno, quindi secondo me sei passato. Come Ciro farò stare immobile il portiere. Oh! Lo stesso lo ha detto, lo ha fatto e passa anche il turno. Ciro Immobile, adesso facciamo entrare il Lipsia. Non so cosa dire. Non sai cosa dire perché non saprei cosa far dire al portiere, vero? Savi Simons, Savi Simons. Non siamo mica assicurati, eh. Calma. Sennò qua ci denunciano. E allora proseguiamo, signori. Dopo il Lipsia abbiamo il PSV Eindhoven. Batti Eindhoven vuoi. E allora il PSV. PSV. E ora, signori, ci siamo. Facciamo entrare il Napoli, signori. No, entri. Come si comporterà? Attenzione! No! Barra! 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 Cosa è successo? Cosa è successo, signori? Ragazzi, VAR. Riguardando replay, la palla è entrata. La palla è entrata. È finito il primo giro, ragazzi. Sono stati eliminati Bayern e Paris Saint-Germain. Farei entrare il PSG e Bayern. Clamorosa eliminazione, ma è giusto così. Adesso proseguiamo col secondo turno. Si calcia col piede debole. Subito. No. Allora, City, avviciniamo alla finale. Mamma mia, signori, mamma mia. Un saluto ai miei fratelli del gruppo ufficiale Muldur numero 1. Non l'ho capita, ma va benissimo così. Facciamo entrare il Copenhagen. Oh, esco subito, esco subito. Oh. Mamma mia! Ma che gol ha fatto? Il Copenhagen! Pecco, dove stai, Pecco? Cieco! Non ti vedo, Pecco! Piede debole. Piede debole. Ma tutti i due piedi sono deboli. Tranquilli, ci li penso io. Dai, e vediamo. Dell'Inter! Porto! Ci sei, Porto? Caraco! Caraco! Come faceva? Così, così, come faceva? Fallo adesso. Fuori. Tunnel. E allora il Porto è fuori. Ragazzuoli, clamoroso cambi nelle file dell'Arsenal, perché purtroppo Bukayo Osaka si è fatto male. Mi sono bucato la gamba e quindi ho bisogno di una sostituzione. Mi dispiace, ragazzi. Purtroppo non ce la può fare e quindi abbiamo una new entry che sostituirà Saka. Ma chi è? Ma chi è? Facciamola entrare. È appena arrivata. Eccola! Voilà. Il mio destino è nelle tue mani, eh? Lascio tutta, sì. Allora, attenzione, parte. E allora, signori, clamoroso! È stata eliminata subito. Ha sostituito Isaac, che si è fatto male. Tunnel della vergogna! Tunnel della vergogna, Sofia, adesso tu della vergogna. Allora, uno di voi due deve fare tunnel della vergogna. Voi due. Siete gli ultimi. Dispari. Pari, vai. Pari. E buttiamo. Siamo giù. Ma cazzo. Perché diventa lungo. Niente, ragazzi, Isaac è scappato e quindi niente tunnel della vergogna. Facciamo andare il prossimo. Per fare gol basta fare il gesto. Non parla tanto. Parte Haaland. Segna. Parte il Real Madrid. Segna anche lui, signori. Attenzione. Bello! Andiamo! Real! Signori, ha sbagliato Real Sociedad, ultimo tunnel della vergogna! Ultimo tunnel andato, signori! Ora abbiamo finito con il tunnel della vergogna! Siamo salvi! Proseguiamo con questa rigori challenge, let's go! Parte Barcellona! Attenzione! Morbido, morbido, passa anche il Barcellona! E allora, di nuovo... Lipsia! Mamma mia, che personalità! A parte di questo ragazzino che sta dimostrando di essere forte anche in Champions.
attenzione, l'Atletico! Non c'è piede debole. Segna anche l'Atletico. Non c'è piede debole. Mamma mia, ragazzi, questo secondo turno io veramente liscio. Penultimo PSV di questo secondo turno. Attenzione, parte lo stesso! Sbaglia anche il PSV. Purtroppo. Che salutiamo. Vado e quindi via. Fuori da questa Champions. I'm coming home. E allora abbiamo l'ultimo partecipante del secondo turno, del secondo giro, Napoli. Oh, prima hai avuto fortuna, eh? Ah, lo so. Ora lo vediamo. Vediamo. Ora vediamo. E allora col piede debole! Mamma mia, Victor Osimhen! Il Napoli in Champions va forte, un po' meno in campionato, però complimenti al Napoli. E allora proseguiamo col terzo giro, sono rimaste 10 squadre in gara, adesso andiamo a vedere chi saranno i prossimi eliminati di questa competizione. Let's go! Ma creo io la difficoltà. No, no, è normale. Attenzione! Ad occhi chiusi la messa lì. Vuol partire il Copenaghen. Attenzione Copenaghen! Segna anche questo giro. C'era, è arrivato veramente di poco, però si salva ancora il Copenaghen, oh, incredibile. Ragazzi, è un'emozione per me. Nei video di rigore di solito non vado avanti così tanto. Attenzione! Così. Piazzato 3 su 3 ragazzi, ci vediamo alla quarta. 3 su 3 e passa anche l'Inter, avanti il prossimo. Ragazzi, facciamolo diventare un'esultanza internazionale. Non vuole parlare tanto, parte il Dortmund. Segna. Ragazzi, si era già buttato, era troppo facile, si era già buttato. E non parla tanto. E allora Real Madrid. Mamma mia, ragazzi, non l'ho vista partire, Paz del Real Madrid. Centrale, che schifo. Proseguiamo signori, facciamo battere il Barcellona. Mamma mia! Attenzione, il Barcellona voleva esagerare, ma che parata che ha fatto Pecco. No, Pecco. Che parata! E allora dopo il Barcellona c'è l'Atletico. Col piede forte Griezmann, Zizou. Esulta la Griezmann, Zizou. Fenomeno dell'Ipsia. Perché lo dimostra! Perché nella personalità è uno dei più forti. Eccolo qua, Xavi Simons. Ultimo calciatore del terzo giro, il Napoli. Facci vedere, forza. Simo! Attenzione! E qua non sbaglia Osimhen. E quindi va avanti anche lui. Finisce qua il terzo giro. Adesso ragazzi, siccome rimangono ancora tantissime squadre in gara, andiamo ad aumentare la difficoltà dei calci di rigore. Quindi batteranno da... due passi indietro. E allora si calcerà dalla riga. Si presenta il City. Presenta il City! Che calcia alto. Primo eliminato di questo quarto giro, ragazzi. Eh sì, inaspettato. Complimenti al City. L'anno scorso l'hai vinto. Lascia vincere anche gli altri. Signori, io mi sono staccato comunque, sì. Il Copenaghen, Copenaghen, ma non è che andrà così avanti, eh. Attenzione! Copenaghen! Che esce anche lui! Che parata! È bastato farli tirare da due passi indietro per metterli così tanto in difficoltà e quindi fuori anche il Copenaghen. Non c'è due senza tre e quindi si presenta nuovamente l'Inter. Non vediamo. Portarmi male, per favore, eh? Arnautovic! Arnautovic! Aggiornate il tabellino, spiazzato 4 su 4. E non c'è 4 senza 5. E allora passa il primissimo passare del quarto turno. E ora abbiamo il Borussia Dortmund. Vamo! Vamo raga! Veloci! Borussia Dortmund! Che passa anche lui e che si qualifica al quinto turno. Attenzione Bellingham! Bellingham! C'era arrivato Simone Pecchini, ma non è riuscito a trattenere, quindi gol valido. Passa anche al Real Madrid. Okay, okay. E ora sta alla Lazio, signori. Vediamo. Sbaglia anche la Lazio e finalmente esce fuori da questa competizione perché non le appartiene. Lazio, fuori, fuori. E allora si ripresenta nuovamente l'Atletico. Eccomi. Parte l'Atletico Madrid. Che sbaglia in maniera clamorosa e quindi è fuori anche l'Atletico. Allora rimangono poche squadre in gara. Vediamo chi accederà alle fasi finali di questo rigori challenge. Mancano gli ultimi due e si presenta sul dischetto Xavi Simons. Parte Xavi Simons. La personalità di Xavi Simons è infinita e quindi complimentoni perché passa. Adesso sta con lui che in realtà non ve l'abbiamo detto chi è lui, ma è il papà di Xavi Simons. Facciamo entrare il Napoli, il Napoli, il Napoli. Chissà che non è l'ultimo rigore. Oh, tuo figlio è passato. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Osimhen. Osimhen. Che sbaglio.
Italia in maniera clamorosa e quindi è fuori dalla Champions League anche il Napoli. Signori, clamoroso, il Napoli è stato eliminato e quindi adesso farei entrare gli ultimi, le ultime quattro squadre rimaste in gara. Eccole qua. Inter, Borussia Dortmund, Real Madrid e Lipsia. Signori, eccolo qua, il nostro baby fenomeno del Lipsia. Queste quattro squadre si potranno contendere la finalissima della fase ad eliminazione della Champions League, della rigor challenge di Champions League. E allora iniziamo questo quinto e ultimo turno, chi lo sa. Go. Allora cominciamo queste semifinali. L'anno scorso c'eri anche tu in semifinale. Lascia stare. Quest'anno no. Sono pronto, lo farò per tutti voi fratelli interisti che seguite Samuel. Può calciare, può tirare. Boom, boom. Mamma mia ragazzi, che gol da parte dell'Inter che si qualifica anche quest'anno alla finale. Complimentoni Inter perché sei il primo qualificato a questa finale. E ora sta alla stella dell'Ipsia Xavi Simons. Vediamo se reggerà la pressione. Allora parte l'Ipsia. Paratona ha scelto di calciare centrale, scelta che l'ha premiato forse in qualche tiro prima, ma che adesso non ha più funzionato. E quindi l'Ipsia è fuori. Facciamo i complimenti ragazzi all'Ipsia per questo grandissimo cammino. Oh, sei promettente. E ora Borussia Dortmund per il secondo ad accedere alla finale. Vediamo se quest'anno sarà il suo anno oppure no. Oppure no! Sbaglia anche il Borussia Dortmund che esce in semifinale. Mi dispiace. Niente, anche quest'anno non sono riuscito a vincere purtroppo. Neanche quest'anno sono riuscito a vincere e quindi eliminato, signori. E allora adesso al Real Madrid dimostrare che può arrivare in finale. Parte Real Madrid e segna questo gol, quindi accede alla finalissima. E allora, signori, sarà una finale a due. Real Madrid contro Inter. Mamma mia, adesso io non vedo l'ora. Vediamo chi riuscirà a portarsi a casa questa Champions League. Siamo partiti da 16 squadre, siamo arrivati a due squadre soltanto. È stato... Ma voi napoletani sempre mangiare la pizza? Ma sempre mangiare la pizza voi napoletani? Ma io non capisco. Ora, signori, finale attesissima tra Inter e Real Madrid. Primo che segna vince e chi sbaglia è fuori. Let's go! È un grande onore trovarmi qui con un giocatore di tale qualità e carriera. Però oggi toccherai il picco più basso della tua carriera perché perderai contro Pierino. Non lo so. Sarebbe una bella umiliazione, Real Madrid. Allora, parte l'Inter! E segna con calma questo rigore. Vediamo chi è realmente più forte. Attenzione, questo è il signor rigore, ragazzi. E quindi un altro turno per l'Inter. Sbaglia! Oh. In maniera clamorosa. Prima volta in tutto il video che non guardo il portiere, porca la miseria. È stato fregato sto giro. Vediamo se Real Madrid si porterà a casa. Ha la chance per portarsi a casa questa qualificazione. Bellingham! Non l'ha vista nemmeno partire. E Real Madrid si aggiudica questa Champions League. Incredibile. Non posso perdere in finale per due anni consecutivi. E prima il City e poi il Real. Ed è il secondo anno. Ed è il secondo anno. Ragazzi, ragazzuoli, vuoi dire qualcosa? Io l'avevo detto molto facile. Deve risultare lui, però. Eh beh, ragazzi, qua abbiamo qualità. Un fenomeno, abbiamo la qualità, ragazzi, oggettivamente. Non stiamo parlando di te, non stiamo parlando. Aspetta, l'unico fenomeno sono io. È vero, che sei uscito. E allora, signori, si conclude qua questo magnifico video. Si conclude così questa rigori challenge di Champions League. Io ringrazio infinitamente Simone Pechini per aver partecipato. Un piacere. E ringrazio tutti i partecipanti in gara che, siccome sono stati umiliati e hanno perso, sono già andati a casa nei loro rispettivi paesi e quindi non ci sono più. Da Off Samuel è tutto. Mi raccomando, ragazzi, road to 500.000 iscritti. Ora più carichi che non mai. Dobbiamo spaccare tutto, dobbiamo spaccare YouTube. Quindi supportatemi e arriviamo a questi 500.000 iscritti. Facciamolo per noi, ma soprattutto facciamolo per me. E detto questo, vi mando a mangiare riso col pollo. Ci vediamo al prossimo video. Da Off Samuel è tutto. Prossimo video di rigori challenge di Europa League, che giocherà anche il mio Milan. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!